Chiedo. Ce la racconti bene? Camminavo. Xenia ha accennato di questa scoperta a Praga. Sì, era a Praga in vacanza, entrai in questa pasticceria. Ero un ragazzino? Non tanto, era del 95. Insomma, fate tante, ero un ragazzetto. Entravo in questa pasticceria e c'era questo profumo di cioccolata incredibile che mi entrava da morire, mi faceva da morire, e uscivo e non c'era più. E mi domandai, ma perché non posso sentirlo quando voglio questo profumo di cioccolata? Basta continuare a comprarlo e mangiarlo. E ti dicevi, però uno diventa come lei, no? Allora fai, come allora ho deciso io. Io per 25 kg, ragazzi. Ho deciso di rimanere magro e andare avanti. Beh, magro, dai, non no, sei bellissimo, io dicevo di rimanere magro e andare avanti con la formulazione, no? E l'altro c'è, la cosa difficile invece, la differenza, era capire, mettermi a rapporto con chi normalmente beve una tazzina di caffè o chi normalmente mangia un cioccolato buonissimo, spiegargli che si può fare anche un bagno nel cioccolato o si può fare un profumo di cioccolato. È molto difficile. Bagno nel cioccolato? Io sono molto esperta nel bagno del cioccolato, io mi ricordo Castellana, Sicola, 0 gradi fuori, in costume da bagno, fare il bagno in pubblico, lo spazio aperto, nella cioccolata calda. Una sensazione meravigliosa. Ma pensa che per gli altri, cioè vedere lei nuda, cioccolata caldo, è una sensazione meravigliosa per tutti, insomma. No, dicevo, la sua sensazione però, lei non ha fatto un bagno in costume? No, io la guardavo volentieri, ma la sensazione mi fa piacevole per tutti. Il suo cioccolato, il suo profumo. Dopo mi penso all'inizio un po' in giro, cioè è pazzo, no? È un po' pazzo sono, però mi dice, io voglio fare un bagno sul cioccolato. Mi piace talmente l'idea, e mi dice, io mi vedo dopo. L'importante è che il primo bagno scuro me lo faccia provare a me. E questa è l'idea. Su questa idea chiudiamo, i primi 20 minuti sono volati, se ne avete domande da fare le farà tra qualche istante, appena dopo la pubblicità.